Firenze Domani ogni settimana vi porta a conoscere l'opinione di personaggi della città che ci raccontano il loro punto di vista sullo sviluppo di questo territorio, un momento particolare, lo abbiamo detto mille volte, da tanti punti di vista. Allora oggi siamo voluti andare a sentire un fiorentino che questa città da sempre praticamente la porta sul grande schermo. Lo fa ancora una volta, non proprio Firenze, piuttosto la sua provincia con il suo ultimo film, Se son rose, Leonardo Pieraccioni. Se son rose, autobiografica questa pellicola? Beh, diciamo che avendo declinato l'amore in tutte le sue forme, dai laureati in poi, questo chiude, non una trilogia, chiude 5 o 6 film dove anche di più parlavo dell'argomento. È un punto della situazione di un cinquantenne che ha una figlia che suppone che lui si possa comportare con lei come lui si è comportato con le ex fidanzate, cioè con un po' di superficialità. E invece quel son cambiato sicuramente lo userà lui per capire che è cambiato nei confronti di quella bella figlia che c'ha Yolanda nel film. Tu ti ricordi i nomi delle fidanzate del babbo? Le voglio tutte. Yolanda vorrebbe che tu ti completassi con l'amore con la A maiuscola. Cosa t'ha detto il cervello di mandare un messaggino a tutte le mie ex? Voglio un selfie per ogni incontro. Ancora la Toscana, il Mugello, Prato, era stata Lucca, era stata Arezzo, insomma l'ha girata un po' tutta, è il cuore, è un pezzo di cuore. La Toscana è anche la nostra salvezza, la salvezza di chi fa questo mestiere, di chi vive tanto a Roma, dove a Roma ti chiedono i tuoi amici quanto fa il film e non com'è il film. La sana provincia toscana che io frequento vivendo anche in un paesino è fondamentale per baricentrarti con questo mestiere, che è un mestiere pieno di alti e bassi. E quando vengo qua mi dimentico assolutamente quello che faccio, magari lo penso, magari penso qualcosa, però lo penso chissà perché sempre da girarsi in Toscana. Perché se te tu pensi bene che nel mondo l'Europa è il posto più bello, dell'Europa l'Italia è la nazione più bella, dell'Italia, signori della corte, la Toscana e secondo me Firenze è una delle città più belle, è chiaro che mi viene sempre voglia di raccontare queste bellezze. Vive in un paesino, per raggiungere la fidanzata, dice in una scena del film, ci vogliono pochi minuti. In città, a Firenze no, è colpa della tranvia. No, anzi, no, forse questa tranvia risolverà, non so quando, ma risolverà dei problemi sicuramente di viabilità. La ci voleva, io l'unica cosa che ho capito è che la ci voleva, almeno così mi dicono chi la frequenta molto. E poi non inquina, se non altro non inquina. E poi ho visto anche, se non altro, che hanno ripiantato anche gli alberi. Ecco, quella è una cosa ben fatta, perché laddove l'avevano tolti per... credo, non vorrei dire, perché sai come tu sbagli una cosa sulla tranvia, tu pigli di pischero in tutte le lingue del mondo, però non mi sembra una cosa mal fatta. Firenze è un po' stretta e non ci si può atterrare, Peretola è un giochino e non si può allargare. C'è una nuova canzone in questo film, in un'altra tua canzone, parlami anche di Peretola, è piccina, non si può allargare, ora ci si prova, che ne pensi? Ma se guarda, la soluzione si potrebbe trovare anche senza allargarla, facendo atterrare gli aerei in derapace, così come si faceva con il Ciaino quando ci aveva 14 anni. Se, anche perché c'hanno dei piloti, hanno studiato tutta la vita, ma che solamente così tu sai atterrare? Atterra anche così, capito? Se fanno una cosa del genere forse non si può toccare Peretola, altrimenti bisogna buttare giù Monte Morello per forza. Facciamo una rubrica che si chiama Firenze Domani. Un consiglio, un'idea, uno spunto per la Firenze del domani. La Firenze del domani? La Firenze del domani. Guarda, quando mi dicono che Firenze è peggiorata, io non ci credo. Non ci credo perché, o meglio, può essere anche peggiorata in certe botteghe storiche che non ci sono più. C'era quella canzone meravigliosa di Marasco che lo raccontava. Però... Firenze non potrà mai peggiorare, perché è come trovare al limite le doppie punte a Sofia Loren quando era nel suo splendore. Firenze è sempre Sofia Loren negli anni 60, al limite può avere un'unghia scheggiata, che sono le botteghe che magari qualcuna
è un pochino così poco adatta alle nostre scenografie, o può avere una doppia punta quando si perdono certi cinema anche storici, certi luoghi importanti. Però Firenze cannibalizza tutte queste sporcature, perché se te la guardi da piazzale Michelangelo capisci che potrebbe succedere tutto lì dentro, ma lei è sempre troppo più bella di quello che gli succede intorno.